Con la legge finanziaria di Draghi si parla anche di un aumento per l'indennità dei sindaci. Lei da sindaco e presidente ANCI cosa ne pensa? Draghi è stato il primo presidente del Consiglio con la sua maggioranza ad assumersi questa responsabilità di restituire dignità al ruolo del sindaco, anche sotto l'aspetto dell'indennità, del corrispettivo economico, che era ridicolo, irrisorio. È stata approvata una legge negli anni scorsi, questa legge si sta attuando in tutta Italia. Come Comune di Teramo non abbiamo aumentato di un solo euro di nostra competenza le indennità, ma semplicemente ci siamo limitati, come tutti i comuni, molti comuni italiani, poi non so cosa fanno tutti gli altri, ad attuare quanto previsto dalla legge. Andiamo a vedere qual è la differenza anche oggi tra l'indennità dei sindaci e quella dei consiglieri regionali o dei parlamentari, e poi possiamo valutare effettivamente la corrispondenza tra le indennità e l'attività politica e anche le responsabilità che sono chieste ad un sindaco. Quindi è stata una richiesta che da anni l'ANCI, i sindaci facevano: restituire dignità a questo ruolo. Il presidente Draghi è stato, come da impegno assunto proprio in un'assemblea annuale dell'ANCI, lo ricordo, a Parma, il primo ad assumersi questa responsabilità e a restituire giustizia nel riconoscimento appunto di un ruolo e anche di un corrispettivo che sia legato alle responsabilità, che è sempre comunque inferiore rispetto a quello di altre cariche politiche.